Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi vorrei parlarvi di un altro classico, Emma di Jane Austen. Jane Austen nacque a Steventon, nello Hampshire, nel 1775. Il padre era un pastore anglicano e Jane crebbe in un ambiente sereno e anche stimolante con sei fratelli maschi e la sorella Cassandra, con la quale ebbe sempre un rapporto molto stretto, come testimonia il rapporto fra Elizabeth e Jane in Orgoglio e Pregiudizio. Dopo aver studiato a lungo a casa ed essersi perfezionata a Oxford, nel 1785 Jane conobbe un vicino di casa, il signor Lefroy, di cui si invaghì ricambiata. Tuttavia, la famiglia del ragazzo non riteneva gli Austen socialmente accettabili. La relazione venne quindi troncata e non si ha notizia di altre storie sentimentali di Jane Austen. Nel 1800 la famiglia si spostò da Steventon a Bath. E qui, 5 anni dopo, il reverendo morì, lasciando la moglie e le due figlie, celibi in condizioni economiche molto disagiate. Infatti, Jane, Cassandra e la madre furono costrette a trasferirsi a Southampton, ospiti del fratello maggiore. In seguito traslocarono nuovamente in un paesino chiamato Chawton, dove uno degli altri fratelli mise a loro disposizione un cottage. Nel 1816 Jane si ammalò gravemente e Cassandra la condusse a Winchester per farle ottenere le migliori cure mediche possibili. Tuttavia, i medici non riuscirono a guarirla e la Austen morì a Winchester e lì fu sepolta nel 1817. Jane Austen iniziò presto a scrivere, soprattutto poesie e racconti. In un primo momento si trattò di una produzione destinata solo ed esclusivamente all'intrattenimento di amici e familiari, ma ben presto il reverendo si rese conto delle enormi capacità della figlia e sia lui che il fratello maggiore di Jane, Henry, fecero di tutto per riuscire a farle pubblicare alcune opere, senza peraltro riuscirci. Solo a partire dal 1812 la Austen ottenne le sue prime pubblicazioni, che riscossero peraltro un immediato successo. Tuttavia si tratta di pubblicazioni che vennero fatte anonime. È soltanto dopo la morte dell'autrice che Henry, occupandosi della pubblicazione degli ultimi romanzi usciti postumi, svelò al mondo il nome della misteriosa autrice, appunto. Oltre a moltissimi racconti, quasi completamente raccolti nei 3 volumi dei Juvenilia, e ad alcune opere di tipo epistolare, i grandi romanzi della Austen sono 6. L'Abbazia di Northanger del 1803, ma pubblicato postumo, Religione e Sentimento del 1811, pubblicato l'anno successivo, il capolavoro Orgoglio e Pregiudizio del 1813, Mansfield Park del 14, Emma del 15 e Persuasione del 1816, anche questo pubblicato postumo. Molti critici ritengono la Austen una dei maggiori esponenti del preromanticismo inglese, cioè di quella corrente filosofico-letteraria tipica della seconda metà del XVIII secolo, che riteneva la ragione un elemento insufficiente a spiegare, il mondo ed i suoi segreti. Altri critici, e io sono d'accordo con questo secondo filone, vedono invece nella Austen, la perfetta fusione di 3 diverse correnti di pensiero che andarono a susseguirsi a partire dalla prima metà del Settecento fino alla fine dell'Ottocento, cioè classicismo, romanticismo e vittorianesimo. Dal classicismo la Austen ha sicuramente tratto l'equilibrio fra virtù e perseveranza, e dal punto di vista della letteratura, lo stile lineare e discorsivo. Dal romanticismo ha mutuato la ricerca della libertà e dell'indipendenza di ciascun individuo, nonché l'amore per la natura. Del vittorianesimo ha invece anticipato la necessità del compromesso. Dato questo pensiero di base, la Austen è stata un'attenta osservatrice del suo mondo e della classe sociale in cui ha sempre vissuto, ha saputo coglierne con ironia sia gli aspetti positivi legati al decoro e alla tradizione, sia gli aspetti negativi, derivanti il più delle volte dall'attaccamento al denaro e alla casta.
Conseguentemente, il suo universo femminile è fatto di donne forti e capaci di grandi passioni e di grandi sentimenti, che vengono però sempre mutuati dalle capacità morali di ciascuna di loro. E il lieto fine dei suoi romanzi non è mai fine a se stesso, ma sempre e comunque il risultato di un percorso, interiore di tutte le sue eroine imperfette. Veniamo ora ad Emma. Inghilterra, pienetà della reggenza. Siamo in un paesino a qualche ora di carrozza da Londra. Emma Woodhouse è una giovane donna orfana di madre. Con una sorella maggiore già sposata e sistemata a Londra, Emma è la padrona indiscussa della casa paterna ed ha una notevole disponibilità economica. I suoi unici impegni sono accudire il padre ipocondriaco ed attenersi alle regole del buon vicinato. Con l'anziano genitore Emma è effettivamente molto amorevole e ad alcuni vicini è molto recata, mentre altri si limita a tollerarli. Ad ogni modo, la giovane donna è pienamente soddisfatta della sua vita e rifiuta totalmente l'idea di convolare prima o poi a nozze con chi che sia. Fra le persone che le sono più care vanno ricordati Mr. Knightley, ricco proprietario terriero più grande di lei, probabilmente l'unico che riesce a tenere le teste in tutto il paese, e i signori Weston. I signori Weston si sono sposati da poco ed Emma è convinta di essere stata in gran parte lei l'artefice di questa unione. Questo elemento, insieme alla noia imperante in paese, fanno sì che Emma prenda sotto la sua ala la 17enne Harriet, con l'idea di sistemarla il prima possibile con il vicario del paese. Da questo tentativo prenderà il via una sorta di commedia degli equivoci che coinvolgeranno anche i due nuovi arrivati in paese, Frank Churchill, figlio di primo letto di Mr. Weston, e la signorina Fairfax, coetanea di Emma ma con alle spalle una situazione economica completamente diversa. E questa commedia degli equivoci, come ogni commedia degli equivoci che si rispetti, andrà a concludersi in modo completamente diverso rispetto a quelli che erano i progetti originali della protagonista. A proposito di questo romanzo, nella sua biografia, la Austin scrisse: "Sto per descrivere un'eroina che non piacerà a nessuno fuorché a me stessa." Questa affermazione è verissima. Emma è talmente piena di sé, da accentatrice, da risultare subito irritante. La sua totale incapacità di leggere chiari segnali in contrasto con le sue idee e i suoi progetti fa venire voglia di urlare. Di tutte le eroine della Austin è sicuramente quella con il percorso interiore più difficile, ma proprio per questo alla fine del romanzo non si può non apprezzarla. Peraltro, di sicuro non è l'unico personaggio irritante di questo romanzo, che anzi ne vanta più del solito, a partire dal padre ipocondriaco, fino alla signorina Bates, che è talmente noiosa che il lettore ha la tendenza, quasi a saltare a piè pari, le parti che la coinvolgono. Paradossalmente i cattivi risultano più interessanti. La figura che sicuramente mi è piaciuta di più è quella della Fairfax, che ha uno spessore e una dignità non indifferenti. E poi ho apprezzato molto Mr. Knightley, sempre onesto e coerente. Personaggi a parte, l'intreccio è appassionante e i colpi di scena particolarmente numerosi. L'unico neo, dal mio punto di vista, è che si sente un po' la mancanza del glamour rispetto alle grandi tenute dei romanzi precedenti. In sostanza, un altro gioiellino, anche se, dal mio punto di vista, non siamo ancora a livello di Orgoglio e Pregiudizio. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci rivediamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao!